Amici Daily Blog, buongiorno, siamo in compagnia del professor Romano Prodi, due volte Presidente del Consiglio, nonché ex Presidente della Commissione Europea. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno a lei. E allora, qui oggi per parlare di così, democrazia, nel suo libro La mia visione dei fatti, a un certo punto c'è un paragrafo intitolato Gli strumenti del mestiere e illustra insomma i tre fattori dell'economia della conoscenza. Quali sono questi tre fattori e come si inseriscono poi appunto nell'economia della conoscenza? Sull'Europa, ed è proprio il problema della conoscenza, esce come il grande dramma che noi abbiamo adesso, di cui soffriamo, cioè o noi buttiamo tutte le risorse che abbiamo nella ricerca, formazione, scuola, oppure noi scompariamo dal mondo di oggi. Cioè, ormai, anche dal punto di vista quantitativo, il numero dei ragazzi e dei giovani che assumono competenze specifiche, soprattutto nel campo tecnico, ma non solo nel campo tecnico, è talmente più forte nel mondo nuovo che da noi, che la partita è persa. Se noi non cambiamo registro, non intensifichiamo e specializziamo molto di più il nostro sistema del sapere, semplicemente la partita è persa, non c'è mica nient'altro, perché si gioca tutto lì. Da quando è scoppiata la crisi, quindi fine settembre 2008, quali sono stati, secondo lei, i provvedimenti? Cosa avrebbe fatto lei se fosse stato insomma al governo? Come avrebbe arginato un po' la crisi economica? Non essendo stato al governo, è una domanda a cui assolutamente non rispondo. Non si sente di rispondere. Io dico però che a livello mondiale questa crisi, che è una crisi grandissima, avrebbe precipitato le cose se non ci fosse stato un rapido intervento di Obama col primo pacchetto e dei cinesi, che hanno messo un argine a una frana che stava arrivando. Naturalmente oggi poi si criticano questi provvedimenti, ma non dimentichiamo che eravamo davvero sull'orlo dell'abisso e che decisioni sagge di politica economica ci hanno salvato. Però qui veniamo al problema europeo, se vuole anche quello italiano. Noi in Italia soprattutto noi siamo calati di oltre il 5% nel 2009, ancor più lungo tutto l'arco della crisi, e stiamo risalendo dell'1% all'anno. A questi ritmi il paese non si sa. Incontro, lei ha parlato del caso greco, no? Quindi un caso simbolo poi dell'interesse nazionale. Il caso greco, io ho detto che era piccolo perché quantitativamente piccolo, ma rappresentativo. Era piccolo perché la Grecia rappresenta il 2% dell'economia europea, quindi lo potevamo risolvere molto facilmente, in fretta. Non è stato risolto in fretta perché ogni paese guardava al suo interno, soprattutto la Germania aveva delle elezioni regionali e la cancelliera non voleva dare il messaggio che si spendessero soldi per salvare dei peccatori, di coloro che avevano commesso delle colpe. Allora si è rinviata una decisione che da piccola è diventata molto più grande. Però questo non vuol dire che gli errori e le colpe commesse dai greci non siano state gravi. Il caso era quantitativamente piccolo, però hanno imbrogliato sul conto, proprio hanno imbrogliato in modo palese, e questo è avvenuto, ancora qui non per caso, è avvenuto perché non si è voluto, quando è nato l'euro, mi ricordo che la commissione che io presidevo aveva proposto dei sistemi di controllo sui conti dei singoli paesi. Sono stati proprio la Germania e la Francia che non hanno voluto questi sistemi di controllo perché ledeva la loro autonomia nazionale, la loro sovranità. Il risultato è che altri ne hanno approfittato, giustamente la Germania si è sdegnata, ma bisognava anche capire che se ci si pensava prima si poteva evitare anche questo. Ok, due volte Presidente del Consiglio, è proprio escluso che non ci sia una così terza volta? Il classico non c'è due senza tre, escluso? È escluso. Va bene, allora ringraziamo il Presidente per essere stato con noi e insomma buon sabato, buon weekend. Grazie. Arrivederci. Daily Blog da Milano è tutto, Lisa Giacalone, arrivederci.